Benvenuta e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Respira profondamente come se il respiro contenesse tutto l'universo. Rilassa la fronte, rilassa gli occhi, anche se li devi tenere aperti in questo momento. Puoi rilassare la tua vista, rilassa le guance, la mandibola, la lingua, falla cadere un po' indietro. Senti la tua gola morbida, il petto che prende spazio, le spalle che ruotano in alto e poi indietro, le scapole che scendono e si avvicinano tra di loro. La colonna si allunga verso l'alto, il tuo bacino ruota leggermente in avanti, allungando ancora di più la colonna vertebrale. Il pupe rilassato, le cosce morbide, le ginocchia si rilassano anche, i polpacci, le caviglie, i piedi, le dita. Sei qui, intero e infinito. Questo te intero e infinito adesso può rimanere in ascolto della lezione numero 322 che dice così: posso rinunciare soltanto a ciò che non è mai stato reale. Sacrifico le illusioni, niente altro. E quando le illusioni se ne saranno andate, troverò ad aspettarmi con uno splendido benvenuto i doni che le illusioni cercavano di nascondere, pronti a darmi gli antichi messaggi di Dio. Il suo ricordo dimora in ogni dono che ricevo da Lui, ed ogni sogno serve soltanto a nascondere il sé che è l'unico figlio di Dio, la sua immagine e somiglianza, il Santissimo che dimora per sempre in Lui, come Lui dimora ancora in me. Ripeti dentro te: Padre, per te ogni sacrificio rimane per sempre inconcepibile e così non posso sacrificarmi che nei sogni. Poiché tu mi hai creato, non posso rinunciare a nulla di ciò che mi hai dato. Ciò che non mi hai dato tu non è realtà. Quale perdita posso prevedere se non quella della paura e il ritorno dell'amore nella mia mente? A volte quando intraprendiamo un viaggio, un percorso, un'esperienza, in questo caso spirituale, questo parolone che a volte viene tradotto erroneamente, pensiamo di dover rinunciare a qualcosa, a volte anche proprio di rinunciare alle nostre abitudini, alla nostra famiglia, al nostro lavoro, al nostro tempo, di doverci allontanare da tutte queste cose, dalle nostre relazioni. No, non c'è bisogno di rinunciare a niente, la tua vita continua ad essere così com'è nella forma e tutto ciò che scomparirà, alla quale rinuncerai, era ciò che non era parte della vita con la V maiuscola. Erano illusioni che naturalmente, quando la tua volontà è quella di tornare alla realtà, svaniscono. Rinunci a tutto ciò che credevi reale, rinunci a sentimenti che non hanno senso, rinunci a litigi, rinunci a lavori, rinunci a sforzi, rinunci a dimostrare e così via. Perché? Perché ti sei accorto che tutto ciò nasceva da una creazione nata da un pensiero nella tua mente, arrivato a volte per un motivo, a volte no, onestamente a volte no. E questo ha creato un mondo, perché sì, perché è così che si fa. Quando non ci si ferma a conoscere il meccanismo della nostra mente, il meccanismo di come funziona lì fuori,
è quasi impossibile non rimanerne incastrati. E quindi una volta che si inizia, si rimane lì. Pensiero illusorio dopo pensiero illusorio. Lì è dove rimani a vivere, in quel mondo. Ma una volta che decidi di accorgerti e di tornare, di ricordare, ecco che piano piano tutto comincia a sgretolarsi. Ed ecco che rinunci a tutte le illusioni e tutto ciò che è reale rimane. Abbi fiducia in questo, che tutto ciò che è reale non verrà mai minacciato. Niente di ciò che è davvero importante per la vita che sei verrà minacciato o verrà sacrificato. Vivi in questa certezza. Buona giornata.